Sandro Gambuzza alle infrastrutture o Saro Alescio al bilancio? Il primo, ex presidente della Camera di Commercio di Ragusa, potrebbe avere la delega ai lavori pubblici. Il secondo, già presidente della CRIAS, quella del bilancio. Potrebbe spuntare tra questi due nomi quello che garantirebbe la provincia di Ragusa nella formazione nel nuovo governo regionale. Rosario Crocetta è alle prese con la modifica dell'intera squadra assessoriale e le trattative coinvolgerebbero anche l'individuazione territoriale. La provincia di Ragusa rivendica lo spazio che Crocetta, da quando si è insediato a Palazzo d'Orléans, ha sempre negato. Crocetta conferma l'intenzione di volere trovare la quadra entro martedì prossimo, in modo da presentarsi in aula con i nuovi assessori. No alla politica del doppio prezzo. Chi vigila sui prezzi applicati da ristoratori ed operatori commerciali ai turisti? Esistono controlli da parte dei vigili urbani per la verifica del calmiere dei prezzi? Evidentemente nei comuni del sud-est a maggiore vocazione turistica, Modica, Scicli, Ragusa Ibla e Noto, si corre il rischio che il fenomeno del doppio prezzo sia davvero incontrollato. Il caso dei turisti di Noto, due arancini e due spremute d'arancia a 16,80 euro, è emblematico della situazione cui bisogna porre rimedio. In pochi lo sanno, ma Los Angeles deve il suo nome a questo luogo della cristianità, la Porziuncola, la chiesa dentro la chiesa, che si trova ad Assisi, dentro Santa Maria degli Angeli, il luogo della morte di Francesco, è stata affidata ad un religioso di Pozzallo, padre Rosario Gugliotta. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, sentiamo. Sicuramente è un incarico impegnativo, di prestigio e nello stesso tempo però c'è, ecco, soprattutto l'impegno di portare avanti un po', perché c'è una comunità di 70 frati e tutta la realtà di accoglienza, la basilica, i pellegrini, eccetera. Ma io ci sono già stato in veste diversa, ma sono stato già 12 anni, perciò è un luogo di grazia soprattutto, è un luogo dove i pellegrini che arrivano da tutto il mondo trovano il volto della misericordia di Dio, perché la cosa più importante di quel santuario è il perdono di Assisi, l'indulgenza. Boccata d'ossigeno per le imprese siciliane, grazie ad un accordo firmato dalla regione siciliana e l'ABI, le aziende che hanno fruito di prestiti da istituti di credito potranno richiedere, come riporta oggi il Quotidiano di Sicilia, entro il 31 dicembre la sospensione del pagamento della quota capitale del finanziamento per un periodo di 12 mesi. La sospensione potrà riguardare anche i leasing mobiliari o immobiliari, compresi i prestiti chirografari, una misura di aiuto a quelle imprese che presentano una difficoltà finanziaria dovuta agli effetti della crisi. Ammonta a 400 milioni di euro il budget del fondo della Banca Centrale Europea che gestirà Unicredit ed sarà destinato a finanziare le imprese in Sicilia. I fondi ottenuti saranno destinati al credito e la priorità andrà alle imprese che intendono fare investimenti pluriennali per sostenere lo sviluppo e ricominciare a crescere. Ad una settimana esatta dalla ricorrenza della commemorazione dei defunti si segnalano disservizi ai cimiteri di Ragusa Centro, Ibla e Marina di Ragusa. I cimiteri non versano nelle condizioni migliori. Stando a quanto riferiscono i cittadini e quanto scrive il consigliere comunale Mario Chiavola, il problema principale nei cimiteri ragusani è la sporcizia, che è possibile ritrovare all'interno quando anche le condizioni precarie in cui versano alcuni vialetti avrebbero bisogno di essere ripresi nella maniera più adeguata. Chiavola prova a svegliare la amministrazione Piccitto affinché si adoperi per trovare le migliori soluzioni e far sì che questo disagio, in vista della commemorazione dei defunti, possa essere eliminato. 53 voli umanitari con a bordo 6.660 passeggeri. L'aeroporto di Comiso mostra anche la sua funzione umanitaria. Il presidente della SOACO, Rosario Di Bernardo, e l'amministratore delegato Enzo Taverniti rilevano come sia importante che in uno scalo così piccolo ma in costante espansione i turisti e i fruitori in generale possano avvertire una sensazione di tranquillità e di fiducia. 790.000 nuovi contratti a tempo indeterminato esenti da contributi. Lo sgravio totale dei contributi INPS contenuto nella legge di stabilità esclude le agevolazioni però per il campo agricolo e domestico. Considerata la consistenza dello sgravio, il governo prevede un notevole effetto incentivante. Una piccola ellisse di colore bianco panna con screziature marroni, tipicamente dolce e delicata nel sapore, è il fagiolo Cosarucciaro, coltivato a Scicli. Da due anni ha iniziato il suo percorso di prodotto di nicchia, corteggiato dai più attenti chef nazionali ed internazionali, che ne creano piacevoli pietanze legandole a pesci e carni.
caduto nel dimenticatoio nell'era dell'oro verde degli anni 70, piccoli e ora anziani agricoltori del dopoguerra hanno continuato una tradizione, cioè quella di riservare strisce delle loro terre per raccogliere un prodotto che avrebbero usato in cucina nei mesi invernali per succulente zuppe. In occasione del Festival Internazionale del Film di Roma, Ficarra e Picone ricordano la figura di Pietro Germi, il padre della commedia all'italiana. Il duo comico che uscirà col nuovo film Andiamo a quel paese il 6 novembre ha girato alcune scene anche in quello che fu il set di Divorzi all'italiana. Un saluto a Ispica e grazie per averci regalato Parco Forza. Vi aspettiamo, dillo con più entusiasmo però. Vi aspettiamo. No, no, noi aspettiamo. Papà, non dire niente. Ci vediamo a metà strada. Grazie.